Hey guys, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Just Tiger e oggi siamo qui, ragazzuoli, finalmente ritornati per parlare ovviamente di calcio giocato. E parliamo ovviamente del nostro Palermo, che ha concluso praticamente il campionato regolamentare, ovvero il campionato in cui si disputa, insomma, la vittoria, la vincita comunque del proprio girone per approdare in Serie B. E adesso il Palermo è ufficialmente playoff. Non voglio parlare della partita precedente, quella di ieri, voglio parlare semplicemente dei playoff, dato che il Palermo ormai ufficialmente era ai playoff in ogni caso da 2-3 giornate d'anticipo, perché il Foggia aveva battuto 1-0 in casa il Monopoli, e questo ci fa sicuramente un gran favore. Grazie amici foggiani, e in bocca al lupo anche a voi per i playoff. Speriamo magari, chissà, una finale tutta foggiana e palermitana, me lo auguro. Volevo stare qui a parlare innanzitutto per la stagione che è stata quella del Palermo. Penso che tutti lo sappiamo, è stata una stagione travagliata, però da una parte, come ho già detto a inizio stagione, se il Palermo avesse vinto il campionato, dico, non mi sarebbe dispiaciuto. Però da una parte ho tenuto anche conto che, essendo una outsider, era probabile che comunque almeno i playoff li avremmo quantomeno agguantati. Ci siamo riusciti in parte, perché mi aspettavo un posizionamento di classifica sicuramente migliore, piuttosto che iniziare da un turno eliminatorio abbastanza importante. Il Palermo inizierà il turno eliminatorio, il primo, dove sarà costretto a vincere contro una delle partecipanti sopra i playoff, che si sono posizionate meglio in classifica. Non mi ricordo adesso se era il Catanzaro, la Juve Stabia o il Catania che dovevano affrontare, adesso non mi ricordo, ragazzi, ma in ogni caso penso che il Palermo adesso deve iniziare quest'altro campionato, che è un campionato difficilissimo. L'ultima volta che una squadra che ha avuto pochissime possibilità a salire comunque nella Serie B è stato il Cosenza, se non erro, 3 anni fa, e dopodiché, dico, non ci sono stati altri casi eclatanti, se non poi la Reggiana, che se non erro nell'altro girone era secondo o terzo in classifica, ha battuto il che secondo me l'anno scorso era più forte di quella di quest'anno, e lì anche un po' per sfortuna e anche un po' per bravura dei dirigenti della Reggiana, che spendendo pochissimo hanno fatto una squadra sicuramente buonissima per comunque salire in Serie B, tanto di cappello a loro che comunque ci stanno provando anche a mantenersi nella cadetteria. Comunque sono saliti, e il Bari ha dovuto fare il secondo anno, ha dovuto bissare l'anno per giocarsi nuovamente i playoff, che hanno speso praticamente tra quest'anno e l'anno scorso tanti soldi. Il Palermo, se eventualmente dovesse vincere il turno eliminatorio, affronterebbe una tra le squadre che o sono messe meglio in classifica del Palermo o direttamente messe peggio. In questo caso, se la squadra in questione sarebbe, che ne so, messa male al Palermo, la squadra è arrivata non in classifica, ovviamente il Palermo ha la doppia chance, tra virgolette, di vincere o pareggiare, se non erro, in casa, e poi anche al ritorno c'è questa chance. Quindi, se non erro, è anche andata in ritorno a partire dal secondo turno. Fatto sta che poi ci sarà di nuovo la possibilità per chi è già piazzato per le semifinali, quindi quelle che si sono posizionate meglio, di potersi giocare tutte le proprie carte, quindi avere le doppie chance di passare direttamente in finale. Secondo me il Palermo deve pensare più a se stesso, recuperare tutti i giocatori importanti. Fate conto che tra l'altro c'è uno stacco clamoroso di pochissimi giorni, quindi fate conto che a maggio già iniziano tutti i playoff e finiranno intorno all'8-9 di giugno, perché l'11 giugno inizierà l'Europeo della nazionale italiana. E quindi penso, mi auguro, che se qualora il Palermo dovesse arrivare ai playoff, arrivare fino in fondo, evitando ovviamente sfighe ed errori clamorosi come nelle ultime partite, penso proprio che, dico, tanto di cappello, almeno i ragazzi, dico, si sono impegnati in questo altro mini campionato, perché in fin dei conti si tratta che ci sono almeno 30 squadre. Dunque è un altro campionato effettivamente, e francamente, ragazzi, io non ci spero tantissimo, o meglio, me lo auguro che il Palermo possa salire, cioè, chi è che non se lo augura comunque di salire in Serie B per giocarsi comunque la cadetteria, ragazzi? Al di là se poi si retrocede o si rimane comunque in Serie B o si viene comunque promossi in Serie A, tanto di cappello anche in quel caso. Però, ragazzi, io non so, ho tanti dubbi, però allo stesso tempo sono convinto che faremo bene. Non lo so, ragazzi. Il Palermo con le big ha fatto capire effettivamente che ci può anche stare, nel senso che è una squadra che se l'è giocata, col Bari addirittura ha rischiato di vincere, idem con la in tutte le partite di ritorno. Poi siamo stati polli noi che abbiamo regalato questi 3 gol, contando quello con la Ternana e 2 col Bari, che francamente erano evitabili. E invece abbiamo deciso di essere polli, e polli siamo rimasti. Abbiamo vinto il derby, abbiamo battuto il Foggia, abbiamo battuto altre squadre, se non erro, che erano nella zona playoff, abbiamo battuto la Casertana andata e ritorno, quindi un'altra diretta concorrente, il Catania con noi in teoria gli scontri diretti li ha persi, anche se il Catania comunque quest'anno ha fatto
andato nettamente meglio del Palermo, quindi è buon per loro che alla fine si sono piazzati meglio sicuramente di noi e quindi hanno più chance effettivamente di poter salire. Però ovviamente, come dico io, ci stanno tante altre squadre, ci sta adesso il Cesena e, se non erro, il Modena. Non so che cosa ha fatto il Padova, se è stato promosso o no, comunque ci stanno tante squadre, daranno sicuramente filo da torcere a tutte le squadre anche del girone sud. Non lo so, pensare ad esempio alla Pro Vercelli, il Renate, il Sud Tirol, comunque squadre che conoscono la categoria molto meglio rispetto al Palermo. Il Palermo comunque viene adesso da una promozione in Serie D, vive un periodo di assestamento e speriamo che magari con una nuova proprietà più forte, magari se qualora il Palermo dovesse essere eliminato subito o anche successivamente dai playoff, si potrà programmare in maniera tranquilla la prossima stagione con degli investitori magari più importanti, che riescono a spendere di più, che riescono a comprare dei giocatori importanti per la piazza, che non debbano avere per forza nomi altisonanti. Io questo lo dico sempre, non è perché hai comprato Gerrard, Michi e tanti altri significa che il Palermo ha vinto il campionato. Per i bookmakers sì, ma sicuramente per i palermitani no, è un dato di fatto. La Ternana ci ha impiegato 3 anni ed è stata brava a creare un progetto tutto intorno all'allenatore e anche al direttore sportivo, perché io dico sempre che secondo me il direttore sportivo dopo l'allenatore è quella figura più importante in un organigramma societario e a livello di squadra. Quindi mi auguro di cuore che il Palermo possa dare il massimo in questi playoff, perché si azzera tutto, è completamente un'altra cosa, quindi me lo auguro. Ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate sotto i commenti. Sempre forza Palermo, ragazzi, noi ci becchiamo magari alla fine dei playoff, oppure che il Palermo sarà promosso e probabilmente farò un video nudo girando per il Politeama a Palermo, non lo so. A parte gli scherzi, ragazzi, grazie di cuore, grazie a chi ha visto questo video e noi ci becchiamo alla prossima. Ditemi la vostra sotto i commenti. Bella ragazzi, forza Palermo.